Noi non abbiamo scelto di andarcene, evidentemente, abbiamo subito un episodio legittimo che era quello di una procedura di gara. Il nostro rapporto con la biblioteca nasce dal 2005, quindi siamo intimamente legati a questo luogo, e il nostro è un rapporto affettivo con il luogo e con le persone. 12 anni di grande intensità e di grande, voglio dire, vivacità, anche per le cose che siamo riusciti a fare, per gli argomenti che siamo in qualche modo riusciti a portare qui dentro. Ne cito in modo del tutto casuale, senza dare importanza o priorità, alcuni che sono il tema animalista, perché questa biblioteca aveva un gatto che si chiamava Gatto Berio, amato tantissimo dai genovesi, e cogliendo questa presenza, anche questa veramente speciale, abbiamo ospitato eventi legati agli animali, ai cani, ai gatti, addirittura ai serpenti. Abbiamo fatto il sabato del veterinario. Quindi tutto quello che attiene a questo mondo e a quella che poi è diventata una vera e propria tendenza culturale in città. Altro tema era il tema legato alla prevenzione, quindi alla diffusione dei profilattici, al loro uso, soprattutto in un'epoca. Noi abbiamo iniziato nel 2005 facendo il primo albero di Natale decorato con i profilattici colorati, e quindi, come dire, creando un momento di provocazione, di scalpore, ma anche di grande attenzione sul tema dell'AIDS, di cui poi si è persa traccia, come se l'argomento e la malattia fossero completamente scomparsi. Ho citato due argomenti, ma voglio dire, c'è ancora adesso l'abitudine di venire al bere a giocare a scacchi, di utilizzare i giochi da tavolo piuttosto che occuparsi dei prodotti biologici, dei prodotti vegani, dell'allergia alimentare. Insomma, potrei, come si dice, voglio dire, scatenarmi in un racconto di pluralità, ma soprattutto di diversità. Tra le tante cose che sono accadute qui dentro, le tante associazioni, le tante persone, non ultimo abbiamo ospitato l'iniziativa Parole Migranti, dove insieme a un gruppo di ragazzi dell'università c'erano dei migranti che venivano qua a offrire un'ora di conversazione nella loro lingua madre per dare un senso di integrazione e di partecipazione in questa città. Quello che si dice in termini pubblicitari, il claim del locale era, da una parte, il Vero Caffè è Città e Curiosi, proprio la volontà di creare sempre occasioni diverse di conoscenza e di stimolo. Dall'altra parte era cucina e cultura, dove le due C erano strettamente legate, perché facevamo e abbiamo fatto offerta alimentare partendo dalla tradizione alimentare genovese, ma l'abbinavamo sempre a proposte di tipo culturale o ancor più sociale. Raccontavo prima dell'iniziativa Rigatoni contro la mafia, prima ancora che a Genova si parlasse di Libera, non esisteva niente di Libera. Noi facemmo un'attività insieme a due cooperative siciliane, portando la pasta che veniva prodotta col grano dei campi confiscati alla mafia e facendo qua, come dire, questo tipo di iniziative, pensando, cosa che poi è accaduta, come dire, di lanciare un altro tipo di sensibilità, in questo caso al grande problema della corruzione della mafia in Italia.